Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. E allora in questa giornata del caffè parliamo di salute e benessere, in particolare parleremo di chirurgia della mano, ovvero gli interventi che nel settore della ortopedia riguardano il benessere delle nostre mani e dei problemi delle articolazioni. Lo facciamo in collegamento con il centro ad hoc di Gualdo Tadino e il dottor Enrico Gianni, che credo sia collegato con noi. Buongiorno dottore. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, sì, la vediamo. Qui a Gualdo. Buongiorno. La vediamo già nel suo studio, insomma, pronto per questa chiacchierata, ma anche per l'attività. Allora, dottor Gianni, dicevo, chirurgia della mano perché? Perché sono proprio le nostre mani che sono gli strumenti principali con i quali affrontiamo la giornata, tocchiamo e facciamo tutto, quelle che più facilmente possono ammalarsi, è vero? Quali le principali problematiche proprio delle nostre articolazioni? Allora, intanto questo che sta dicendo permette di fare un discorso molto più ampio, nel senso che è tutto importante, è importante l'orecchio, è importante la vista, ci mancherebbe, è tutto importante. Io sinceramente da quando ero ragazzo ho iniziato a dedicarmi alla chirurgia della mano perché avevo passione per questo tipo di attività, poi sono specialista in ortopedia e quindi si fanno anche altre cose. Qui siamo nella saletta operatoria, nella sala operatoria del centro ad hoc, che non so se si riesce a vedere bene dalla televisione, comunque ci permette di poter fare degli interventi di chirurgia della mano in anestesia locale, a secondo il tipo di patologia, e di dare delle risposte a tante persone che hanno, come dire, fatto la scelta di rivolgersi a una struttura che permette in maniera agile, semplice e professionale di risolvere quello che dobbiamo fare. Allora, cosa vogliamo dire? Lei diceva del fatto delle mani, le malattie sono tante, 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 possono interessare sportivi, musicisti, lavoratori pesanti, persone di tutte le età, dalla persona anziana che magari fa l'uncinetto tutto il giorno e quindi e delle situazioni particolari, a persone più giovani che magari si dedicano a attività o musicali intense, perché anche c'era un mio collega che aveva fatto l'ambulatorio del musicista della chirurgia della mano a Firenze, perché in effetti c'è una necessità, perché chi suona uno strumento in maniera professionale, quindi ci si dedica con impegno per tante ore al giorno, a certi livelli anche 8-9 ore al giorno e anche più, specie quando si deve preparare un qualcosa, alla fine sviluppa delle tendiniti, sviluppa una serie di problematiche che vanno poi gestite. Lo stesso anche sul lavoro, dove chi lavora su una catena di montaggio comunque deve ripetere continuamente delle manovre di presa, delicate ma ripetute nel tempo, sviluppa delle tendiniti che non necessariamente si curano chirurgicamente, ma che se devono essere curate chirurgicamente possiamo fare qui. Quindi mi scusi, dottor Gianni, il problema sì, è proprio la ripetitività, diciamo così, del gesto. Fondamentalmente sì, anche persone che ne so, donne che gli piace fare la pasta in casa o cose del genere, che ripetono quindi certe manovre in maniera molto, molto intensa. Poi incidono fattori ormonali, fattori genetici, ci sono tante altre problematiche, però per farla breve, perché penso che chi ascolta non interessa sentire uno che cerca di fare spettacolo, no? Quello che possiamo dire che può essere interessante è che patologie molto frequenti, quindi come tendiniti dei flessori, dita scatto,
sindromi del tunnel carpale, che sono, diciamo, le più frequenti in chirurgia della mano, che non vuol dire che sono le più facili, perché poi molta gente pensa, vabbè, una cavolata, una sciocchezza, non esistono cose sciocche in medicina e anche negli altri campi, in tutti i campi, in tutti i settori. Banalizzare quello che si fa delle volte non è producente, perché anche il paziente affronta la cosa pensando che sia una sciocchezza come andare a fare i capelli, in realtà poi non è mai così, questo quando si va dal dentista, quando si va da un'altra parte, insomma. Quindi quello che volevo dire è, queste tre patologie che adesso ho detto che sono le più frequenti, possiamo trattarle chirurgicamente qui. È ovvio che si può fare anche diversamente, però qui abbiamo una cosa che non si ha da altre parti, cioè abbiamo la possibilità di venirci incontro con esigenze di tempo e di organizzazione. Perché? Perché qui facciamo solo questo quando dobbiamo fare solo questo. In altri quindi ambienti, per esempio, dottor Gianni, tra la visita che lei effettua al paziente e il possibile intervento, i tempi sono ristretti proprio per questo, vero? Sì, i tempi sono ristretti per questa agilità, e quindi sono ristretti, parliamo di circa 10-15 giorni al massimo. Però non vorrei che passasse il messaggio che uno si rivolge a una struttura privata, quindi fa prima, non è quello il concetto. Il concetto è che siamo organizzati in maniera tale per cui nel mio tempo libero, quando non sono altrove, posso fare questo che stavo dicendo, e quindi questa è una possibilità che si crea anche per persone che magari lavorano fuori. Anche ieri ho messo in lista per operare qui un signore che per ovvi motivi familiari gravita qui, se no dove sta lui vicino all'Olanda avrebbe sicuramente professionisti altrettanto bravi, se non migliori, ecco. Però per un suo motivo logistico vuol fare questo, perché poi rimane in famiglia qui, e quindi possiamo organizzare una cosa del genere. Questo può sembrare una sciocchezza, ma per persone che magari hanno necessità lavorative o di studio o di impegni familiari, o persone anziane che hanno bisogno di una certa assistenza, poter programmare e gestire in maniera puntuale e precisa, penso che sia una cosa da non sottovalutare. E questa è la buona integrazione tra sanità pubblica e privata. Esatto. Senta, dottor Gianni, esatto, torniamo ai nostri interventi chirurgici. Certo. Per esempio, sì, il tunnel carpale, che forse è molto comune, che tipo di intervento è, ma anche che tipo di degenza c'è, cioè dopo quanto possiamo tornare in piena efficienza? Allora, la sindrome del tunnel carpale, molto frequente, spesso banalizzata e spesso associata ad altre cose, perché spesso il malato arriva che dice ho il tunnel carpale, poi lo si visita e magari c'è anche altre tendiniti o problemi artrosici. Quindi è una compressione del nervo mediano al polso, che i primi sintomi che dà sono il dolore in genere a insorgenza notturna, formicolio, sensazione di parestesie, noi diciamo parestesie, comunque sono alterata sensibilità nella parte della mano più radiale, d'accordo? E questa cosa è molto molto frequente. In passato, mi ricordo tanti anni fa, prima di fare un'elettromiografia e quindi documentare anche strumentalmente questa malattia, spesso i malati se la portavano avanti per tutta la vita, perché il medico di famiglia diceva non ti preoccupare, passerà. In realtà spesso persone giovani che hanno problemi nel poi gestire la propria attività, e in persone anziane che ovviamente soffrono di questo formicolio, di questo dolore che li perseguita durante giorno e notte, poter dare una risposta con un intervento che non è niente di nuovo, niente di speciale. Non sono qua a dire che faccio cose che non fanno altri, le facciamo in tanti, le facciamo bene, si cerca di fare sempre nel migliore dei modi, e si fa in anestesia locale una piccola incisione dove si va a incidere un legamento che è quello che ci permette di ridare spazio a questo nervo che rimane compresso da una tendinite dei flessori, tendinite che può essere generata da tanti motivi, anche da motivi ormonali, anche da motivi di altro tipo. E la cosa importante, lei mi parlava della tempistica. Allora, la tempistica dopo questo tipo di intervento sono 2 settimane di periodo in cui non si può bagnare la mano, non si può bagnare la medicazione, bisogna fare dei movimenti che servono a non far fare cicatrici, diciamo, cioè bisogna fare in modo che si muova per evitare rigidità. In ogni caso è un intervento con scarse complicanze, e qui si apre un capitolo, perché spesso
nel nostro settore dice ah, è successo questo, è successo quell'altro. Nessuno di noi vuole fare cose male, si cerca sempre di farle al meglio nell'interesse di tutti, del paziente, certo, del nostro, è ovvio. Però ci sono delle complicazioni. La complicanza più frequente qual è? La complicanza più frequente è l'infezione. Io mi ricordo un mio carissimo amico che ho operato tanti anni fa, stava talmente bene che dopo 3 giorni si è messo a fare i suoi lavorettini col decespugliatore, di qua e di là, era d'estate, quindi ha pensato bene di sudare, sporcarsi, non medicarsi la medicazione, ma aspettare la scadenza che gli avevo dato senza dirmi niente. Quando è arrivato dopo una settimana aveva un'infezione bella e buona. Infezione che, ripeto, favorita dal sudore, dal fatto che era macerata la pelle, capito? Quindi bisogna anche poi stare attenti alle indicazioni, perché poi il nostro problema sono le complicanze. Complicanze, esatto, che si riesce a gestire se c'è una buona comunicazione con il paziente. Se il paziente avverte un problema lo comunica, è chiaro, in quel caso se mi avesse detto guarda mi sono sporcato, mi sento sudato, gli avrei detto togli tutto, disinfetta con qualcosa che adesso non diciamo per non fare pubblicità e poi rimetti delle garze sterili. Invece lui ha aspettato una settimana, quando è arrivato abbiamo messo poi un mese per tornare, diciamo, a un livello che era un paziente indisciplinato, dottor Giani. Senta, ma c'è un paziente impaziente, sì. C'è un'età critica, diciamo così, per l'insorgenza di queste patologie della mano, oppure in realtà la possiamo trovare in un giovane come in una persona di 70 anni, per esempio? Sì, ci sono delle fasce di età in cui è più frequente. Per esempio, donne giovani, anche diciamo dopo i 20 anni, prima è veramente quasi impossibile che avvenga questo, però dopo i 20 anni capita di vedere donne che magari, ragazze, che fanno un'attività manuale, che magari hanno un assetto ormonale che comunque predispone ad avere delle tendiniti e quindi l'insorgenza di questa sindrome compressiva. Poi andando più avanti, in un'altra curva in cui si alimenta questa possibilità di avere queste compressioni è vicino alla gravidanza o dopo la gravidanza in allattamento, perché anche lì cambia l'assetto ormonale. Altro picco successivo è verso la menopausa. E altro picco che vediamo è in tarda età, ma in tarda età non è che insorge, in tarda età è la fine di quello che era iniziato prima, quindi è diciamo la fase cronica di un qualcosa che era iniziato intorno alla menopausa. Per gli uomini invece questo è diverso, perché il tutto è legato in particolare all'attività manuale, perché chi fa un lavoro effettivamente molto stressante, molto impegnativo, può sviluppare questa sindrome compressiva, e questo a qualsiasi età. Questo dai 20 anni in su. Detto, ecco, anche le statistiche lo dicono, sotto i 20 anni è praticamente impossibile. Questa è una cosa che va puntualizzata. Poi, allora, dottor Giani, noi ci avviciniamo verso la fine, però volevo da lei un'indicazione di una periodicità, quando è possibile venire nel centro e poter avere la sua professionalità, insomma come ci si deve organizzare, qualche informazione tecnica, logistica. Molto semplicemente, basta telefonare al centro, ci sono le segretarie che rispondono e sanno gestire in maniera precisa e corretta la cosa. Io personalmente vengo qui una volta alla settimana, salvo poi se ci fossero necessità particolari. Quindi è una cosa molto molto facile, anche sul telefonino uno prende, va su Google e mette ad hoc, trova ad hoc Guadagnino, trova il telefono. La cosa bella che mi fa piacere è far parte di questa struttura che dà una bella spinta di entusiasmo in una realtà in cui prima non c'era, ecco, e si fornisce in qualche modo un servizio utile anche a tante persone che sono nel circondario. Perugia, anche nei dintorni, ecco, questa è una cosa molto positiva. E chiunque viene da fuori, che non si immagina di trovare questa struttura con questo tipo di situazione di accoglienza, vedo che rimane ben, ben impressionato. Questa cosa è molto importante, perché ci si sente, come si può dire, a posto, in una situazione dove si possono fare tante tante cose nella compassione, cercando di fare le cose sempre nel migliore dei modi, perché poi, ripeto, la soddisfazione è reciproca in tutti i sensi. Tutto assolutamente qua. Sì, dottore. Grazie.
Allora, noi la ringraziamo perché è stato preciso, puntuale, insomma, ci ha fatto capire quali sono criticità e possibili interventi. Le auguriamo ovviamente un buon lavoro, la salutiamo ringraziandola per la sua disponibilità questa mattina. Grazie, arrivederci dottore, grazie ad Adoc. Arrivederci a tutti, buona giornata a tutti. A lei buona giornata, grazie ad Adoc che ci ha ospitato anche questa mattina. Il nostro TG Mattino però si chiude davvero qui e vi diamo appuntamento con la striscia dei nostri TG serali a partire dalle 19:30. A voi una buona giornata. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Nararirai.